Varapodio è situato ai piedi dell'Aspromonte, immerso fra meravigliosi boschi di ulivo secolari e in posizione quasi dominante la piana di Gioia Tauro. Antico insediamento del periodo ellenistico, fu fondata probabilmente nel 951 a circa 3 km dall'attuale sito. Comune di Varapodio è nato alla fine dell'Ottocento, era prima una frazione di Oppio Mamertina e poi con decreto del presidente di allora è stato costituito come comune. È comunque un paese che negli anni fine Ottocento aveva una grande popolazione che poi comunque con gli anni è emigrata all'estero, soprattutto in Australia, dove risiedono delle grosse comunità varapodiesi. Si è sviluppato da un punto di vista agricolo tantissimo, tant'è vero che c'è una economia fiorente proprio da un punto di vista dell'agrumicoltura e anche dell'olivicoltura. Ci sono tanti imprenditori che operano nel settore e che fanno da traino per il settore economico. Attività artigianali poche, industriali solo legate al discorso dell'agricoltura, quindi c'è una buona industria agrumaria che trasforma il nostro prodotto e lo manda anche all'estero, e poi ci sono tanti frantoi oleari che trasformano le nostre olive, quindi siamo fortemente legati all'agricoltura e anche l'indotto parte sempre da quell'attività principale che è appunto il prodotto agricolo. Duramente colpito dai frequenti sismi, il centro storico di Varapodio non offre spunti particolarmente significativi, al di là di qualche palazzo nobiliare, del municipio e della famosa fontana di coppe, simbolo del paese. Il monumento simbolo del paese è la fontana Asso di Coppe. È un monumento che noi abbiamo realizzato 5 anni fa, però esisteva anche alla fine dell'Ottocento. Poi purtroppo è andato distrutto perché all'epoca i nobili avevano bisogno dell'acqua che scorreva attraverso i 4 canali della stessa, e quindi per poter sfruttare quest'acqua hanno pensato di eliminare questo monumento. Sono vecchie storie paesane, ma comunque sono storie vere. Però il simbolo non è mai stato distrutto, perché tutti i varapodiesi emigrati all'estero hanno portato con loro questo simbolo nel cuore, quindi ogni volta che si parlava di Varapodio il pensiero veniva sempre ricondotto a questo antico simbolo, la fontana Asso di Coppe, quindi Varapodio veniva identificato come il paese dell'Asso di Coppe. Per quale motivo un comune situato ai margini settentrionali dell'Aspromonte ha scelto di far parte del parco?
Varapodio risiede all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte e il Parco Nazionale è dovrebbe essere per noi che ricadiamo in questo territorio un volano di sviluppo per tutto il comprensorio. Attraverso il parco si possono comunque creare tante iniziative che serviranno anche ad incentivare i turisti a venire. È una risorsa importante, è un marchio per noi che comunque possiamo utilizzare anche per le nostre attività economiche, perché comunque se si riesce a trasmettere quanto di buono all'interno del parco esiste, sicuramente noi riusciamo anche a ottenere dei vantaggi, dei privilegi che diversamente non avremmo mai. È naturalmente un comprensorio interessante sotto ogni punto di vista, sia paesaggistico, naturalistico. Ci sono tante belle risorse nel suo interno che tanti non conoscono, ma che è opportuno farli conoscere, quindi è importante pubblicizzarlo, valorizzarlo, perché se riusciremo a trasmettere all'esterno tutto quello che di buono c'è all'interno del parco, noi veramente possiamo attrarre turisti e possiamo far sì che il parco sia il nostro volano di sviluppo. C'era un tempo in cui le popolazioni di diversi comuni scendevano in piazza per protestare contro la nascita di un'area protetta. Oggi far parte di un ente parco è un'ambizione per molti paesi che vedono in questa associazione una possibilità di tutela e di sviluppo.